Positivo questa riflessione sullo stato di bilancio. Capisco le perplessità, come hanno evidenziato anche altri, del consigliere Bestetti, che aveva chiamato questa cosa anche l'altra volta sul fatto che ci sono poche scelte politiche. Va bene, è un richiamo che è sacrosanto ed è giusto, però come ha detto anche il sindaco, certe cose purtroppo non possono essere stralciate in questo momento e i cambiamenti forti possono essere fatti dopo. C'è anche da dire che le scelte politiche tante volte sembrano delle scelte politiche molto forti solo quando sono molto eclatanti, molte volte invece sono delle scelte politiche di una certa responsabilità, poco eclatanti, magari anche non troppo coraggiose, però comunque sono oggettive, sono per il bene di qualcosa e quindi si sceglie di continuare con una certa continuità su quello che c'era prima. Poi, rispondendo sempre al consigliere Bestetti, che ha affermato che la maggioranza stasera su questa questione ha parlato poco, io mi aggancio a quello che ha detto il consigliere Zarboni sul fatto che comunque questo documento tecnicamente per noi c'è poco da dire, c'è qualcosa da puntualizzare, che sono queste cose che vengono ancora richiamate oggi delle scelte politiche. Pochi secondi ancora per rispondere invece a quello che diceva il consigliere Romini. Voglio elencare la cosa perché erano già risposte in tanti. Anche io quando vado in giro per Cassano vedo una serie di cose, mi viene in mente ma il comune cosa sta facendo. Lo pensavo anche prima, lo pensavo anche l'amministrazione precedente ancora. Il discorso è che si possono fare degli interventi grossi per aree. Ovviamente il piccolo è sempre facile vederlo, perché se si volesse stare dietro a tutto ciò che bisogna mettere a posto volta per volta, ci vorrebbe qualcuno nell'ufficio tecnico che fosse per il 24 ore su 24 e si portasse dietro la malta o qualcosa del genere per mettere a posto volta per volta. Io credo che c'è tanto lavoro da fare che è stato lasciato indietro da tante amministrazioni, quindi piano piano io penso che le cose si stanno facendo. Poi, come parlando con l'assessore Ghirardelli a proposito della questione sulla dichiarazione di voto, chiudo, credo che la riorganizzazione dell'assessorato in questo momento sia predominante, visto che mi sembra che ci fosse una situazione molto disorganizzata.